a teatro con Sonia Sodano, una nuova rubrica dedicata al mondo del teatro e ovviamente ai suoi interpreti, che ogni settimana salgono sul palcoscenico regalando al pubblico forti emozioni. Apriamo subito il sipario e vediamo chi è di scena. Biagio Izzo ritorna sul palcoscenico del Teatro Augusteo con la commedia dal titolo Come un Cenerentolo, una rivisitazione in chiave moderna e comica della favola di Cenerentola, vissuta da un protagonista maschile e che vede la partecipazione straordinaria di Peppe Barra. Claudio Insegno, o Claudio Insegno, Biagio Izzo e Claudio Insegno. Sono qui per raccontarvi una favola. Ah sì, una bella favola. Sì. Conoscono tutti, ma come la facciamo non la conosciamo. Quindi è un po' un motivo per venire a vedere, per conoscere questa favola che nessuno conosce. Che sarebbe? Sarebbe Cenerentola, va bene, questa è la favola. Però quello che facciamo noi è come un Cenerentola. Ricco di spettacoli, il cartellone del Teatro Diana, che questa settimana offre al pubblico ben 4 spettacoli diversi. Giuseppe Fiorello sino ad aprile è di scena con Penso che un sogno così, omaggio a Domenico Modugno, ma soprattutto al padre dell'attore siciliano. Questo mio legame con Modugno, che è nato da piccolo e poi il destino ha voluto che io, quel bambino che lo ascoltava da sempre, che è stato sempre accompagnato per una vita con la musica di Modugno, lo spettacolo racconto che in casa mia si ascoltava soprattutto Modugno, e poi per una serie di legami con mio padre, anche fisici, perché mi somigliava molto, perché lo cantava sempre, anche quando guidava in macchina, dicono lo spettacolo, lui stava in macchina e cantava come Modugno, con le braccia allargate, sì, ma mentre guidava. Il regista Neil Simon propone sul palcoscenico del Diana Il prigioniero della seconda strada, con Maurizio Casagrande e Tosca d'Aquino. Racconto sempre che la prima volta che sono stato a teatro è stato a 2 anni nella culla, perché mia madre andò a vedere lo spettacolo di mio padre e non aveva che lasciare il bimbo e io ho dormito nel sottopalco. La riconquista della propria vita, straziata e mortificata, poi restituita da un cumulo di macerie alle quali nemmeno il più insensibile degli esseri umani sarebbe stato capace di sopravvivere. Sembra la trama di un costoso film catastrofico hollywoodiano, e invece è solo la piccola squallida trama della vita del nostro misero paese. Così Carlo Bucci Rosso presenta al pubblico la sua nuova commedia dal titolo La vita è una cosa meravigliosa. Del resto poi, quando non si attinge dai classici, è una grande difficoltà, perché io attingo da quella che è il mio umore, da quello che mi animo. Mentre la stagione di musica classica prosegue brillantemente nella Sala Vomerese con Costantino Catena. Il Teatro Stabile di Napoli, forte dei successi ottenuti, ripropone al Mercadante lo spettacolo I ragazzi irresistibili di Neil Simon, per la regia di Marco Sciaccaluga, un classico della risata che vede in scena una coppia d'attori dalla forte vena comica e amatissimi dal pubblico, quali Eros Pagni e Tullio Solenghi. Un classico di Raffaele Viviani in programma al Teatro Cuore dell'Arte del Genio di Edoardo De Filippo. Al San Ferdinando c'è Circo Equestre Sgueglia per la regia di Alfredo Arias, già proposto al pubblico nella scorsa edizione del Teatro Festival di Napoli, con enorme successo e fortemente rivoluto dal direttore del Teatro Stabile, Luca De Fusco. È firmato da Claudio Di Palma, che ne è anche interprete, l'adattamento scenico di Letteratura e Salti Mortali di Raffaele La Capria, di scena al Ridotto del Mercadante, quarto capitolo della serie di ridotti messi in scena dal Teatro Stabile di Napoli, che prendono spunto dagli scritti di Raffaele La Capria, dal titolo L'armonia perduta. Io lo amo moltissimo, l'ho letto tutto, sono stato educato al culto di La Capria perché era un amico di mia madre e di mio padre, è un amico di mio padre e di mia madre, e quindi c'è un'ingerenza della mia sensibilità personale nella mia attività di direttore. Al Teatro della Musica di Napoli, il Teatro Trianon, è in programma la kermesse dedicata alla musica esordiente, Palco Libero, che torna anche quest'anno con grande affluenza di artisti partecipanti e soprattutto con grande affluenza di pubblico. Lello Arena propone alla caccia un classico di Molière, la storia narra dell'avaro Arpagone e delle sue vicende che si dipanano portando in un mondo di intrighi e
sotterfugi allo scopo di non mettere a repentaglio la propria ricchezza, anche a costo di mettersi contro i figli. Un classico, diretto in un nuovo allestimento da Claudio Di Palma. Dove vivere una vita, due vite, più vite, poi insomma, bisognerebbe capire che senso ha vivere una vita, due vite, più vite, se qualcuno fa sempre una vita di merda, insomma, alla fine, insomma, è un po' così, però... Alla Sala Soli del Teatro Nuovo è di scena uno spettacolo di danza dal titolo In Corpo Reo. Ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta. Dopo sette, come i sette vizi capitali, e 30, come gli articoli della Carta dei diritti dell'uomo, tocca ora al numero 6. Sei gradi, questo è il titolo dello spettacolo al Teatro Troisi, che rappresenta l'aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Lo spettacolo è collocato nel futuro e in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della Terra sarà aumentata di 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gradi. Noi facciamo questo spettacolo sull'innalzamento della temperatura del pianeta, ma non è secondo me, è secondo una serie di modelli, di calcoli e di... hanno fatto gli scienziati veri. Due gli spettacoli in programma al Teatro Bellini. Dietro la figura di Allerchino, Truffaldino, è di scena Il servitore di due padroni, commedia che ha come tema principale la menzogna. Improvvisamente l'estate scorsa. È il secondo titolo proposto dal Bellini, che vede in scena un giovane neurologo che sperimenta con successo cure psichiatriche d'avanguardia. Al Piccolo Bellini invece è di scena Passaggio Segreto, con la regia di Roberta Serretiello. Spettacolo che esplora la sensualità senza tabù, ma con tanta ironia. Al Teatro Totò infine si ride con la comicità di Nello Iorio, che direttamente da Made in Sud approda sul palcoscenico del Teatro della Risata, proponendo uno spettacolo dal titolo Tutti Truffati, dove gli spettatori potranno ridere grazie alle battute del personaggio creato dallo stesso Iorio e diventato famoso a Made in Sud, ossia il nonno moderno. E per questa settimana è davvero tutto. Vi rimando alla prossima, ancora con gli spettacoli e ancora con la nostra rubrica A Teatro con Sonia Sodano.